Finalmente la mia macchinina da drift. Ci siamo. Oh, Nissan 180 SX. Olè. Dopodiché abbiamo un radiocomando MX6 della Samwa. Guardate che belli questi cerchi della Weld Overdose. Ah, ma solo due cerchi? Ma che, mi sono scordato gli altri cerchi? Ma porco. I fari, bomboletta, gomme e il pezzo forte Yokomo YD2S. Beh, direi la palissiano. Carica batterie, batteria e SC. Anche i non appassionati di modellismo secondo me potranno guardare questo video, perché sarà come montare i Lego insieme, solo che è tutto 100.000 volte più complicato. Oggi andremo a lavorare solamente sullo chassis. Cioè oggi, per voi sarà oggi, per me sarà una tragedia, perché ho visto dei video su YouTube dove ci mettono un'ora e mezza di live, gente che lo sa fare. Io non lo so fare. Armiamoci di bisturi, attrezzi vari, coltellino svizzero, ma dovrebbe esserci già tutto nella scatola. Andiamo ad aprire, in realtà già l'ho aperto perché sono un curiosone. Voilà! Istruzioni. Dio santo. Capiamo cosa c'è dentro. Dici che è? Ma che ne so. Giroscopio, questo lo so perché c'è scritto sulla scatola. Oh, questo lo so, il pianale. Qua andrà fissato tutto quanto. Raga, da dove si comincia? Non ne ho la minima idea. Che divertente questo video. Telaio, bisturi. Ah no, non servono, volevo fare il figo. Voilà. Informazioni di servizio. Questa scatola che vedete costa 235 euro con incluso il giroscopio. Il giroscopio serve a far controsterzare le ruote a seconda dei movimenti. È esattamente come una macchina vera, per questo costa un botto sta roba. Cioè ha le stesse reazioni di una macchina vera. Bene. E istruzioni. Oh, sì. Telaio, questo ce l'ho. Bag 1, bag 3, bag 8, bag 5, bag 10. 1. Ce l'ho. Sì, sono già a buon punto. Nut wrench, dove sta? Nut wrench, eccola. Eccola, wrench. Ce l'abbiamo. Sono due questi. Come si è rotta? Si spacca così, clac. Immagino di sì. Quindi andiamo a fare questo lavoro qua. Bustina con gli attrezzi. Che cos'è, bellissimo. Andiamo ad avvitare questa Jedro. Vai, montiamo i supporti della batteria. Era tantissimo che non lavoravo con cose così piccole. Io sono sempre stato appassionato da bambino più che altro, perché comunque il modellismo richiede tempo e un sacco di soldi. E da bambino non erano i miei, quindi. Poi ho cominciato a spenderli per la macchina, per la mia 206, che smontavo come fosse questo. Solo che a un certo punto mio padre mi ha detto: senti, forse è il caso che la smetti di smontare macchine e di lasciarmi paraurti in garage. O la smetti con la macchina o te la tolgo. E quindi ho ricominciato a smanettare con le macchinette telecomandate. Ma ci sono viti di lunghezze differenti. Oh porco. Io non so quanto ci metterò, raga. Cioè sto alla prima cosa della prima pagina. Io mi ricordo quando avevo la Thunder Tiger, che ogni volta che andavo a girare partivano almeno 50.000 lire, perché comunque le gomme costano. Mentre il vantaggio del drift è che le ruote sono dure, quindi non devi stare a cambiare continuamente gomme, a comprare treni di gomme nuove. Ma soprattutto non c'è la competizione che c'è nelle macchine da turismo. Cioè qua non ti vai a schiantare perché non corre tanto questa macchina. Cioè non è una macchina per correre, è una macchina per driftare. Ed è bellissimo perché è tutta tecnica. 43,5, 48,7. Boh. Chiedo l'aiuto da casa, già te rompo le palle. Qua c'ho scritto suspension mount 45,7, c'è cioè sulle istruzioni. Ma io ce n'ho uno da 43,5, uno da 48,7. Che devo fare? T'ho detto una c***a sta qua, grazie. Dubbio che tu mi chiamassi, quella è la figura 1 tipo della pagina 1. Minchia, cominciamo bene. Andrea di Zengo Crew è la persona che mi ha fatto conoscere questa roba. Andiamo a lavorare sui braccetti, sui differenziali. Questa sarà tosta. Bag numero Z2. Mamma mia la roba. Madonna, che cuscinetti microscopici, ma siamo matti? Ok, parliamo di questo. Impossibile. Qual è? Plastic ball cap, tutto l'assetto andrà poi regolato. Ma perché lo sto svitando? No, non modi. Vai, ce l'abbiamo. Ok, uno. Ok, ce l'abbiamo. Cose che si snodano e che funzionano. Busta numero 4. La cosa più bella del differenziale è che lo dobbiamo riempire con l'olietto. Ce l'abbiamo. Dici che ci fai? Questo è il differenziale. Che rumore piacevole. Comunque va oliato. Apriamo il differenziale con le brugoline. Quando fate queste cose, cercate di
di avere il tavolo pieno solo delle cose che vi servono e che dovete usare in questo momento. Sono quattro le viti del differenziale. Il differenziale serve a far girare le due ruote in maniera indipendente. Fa in modo che una ruota giri in maniera diversa rispetto all'altra. È una roba che sta anche nelle macchine, cioè anche nella mia macchina c'è il differenziale. Questo è l'interno di un differenziale. È una specie di grasso. Mamma mia, com'è denso. Ok, più o meno dovremmo esserci. Dice riempire all'80%. Abbiamo il blocco del differenziale. Vedete, se io blocco una parte del differenziale, l'altra comunque gira. Teoricamente qua mi dice di montare anche il motore, però io al momento il motore non ce l'ho, perché è meno da Andrea. Quindi blocco motore, papà. La macchina che presi, la Thunder Tiger, nel 2001, se non erro, era montata al 70%. Perché adesso non so se esiste ancora questa roba. Tu puoi prendere le macchine radiocomandate in kit montate ad una certa percentuale. Ovviamente, a seconda della percentuale, il prezzo aumenta o diminuisce. Fu una soddisfazione perché io da là ho cominciato a smontare tutto, cioè... Più che altro a me è sempre piaciuto smontare le cose, ma quella macchinetta, cioè, mi ha fatto capire tante cose, nel senso che tu quando vedi come funziona la meccanica di una macchina, anche se in miniatura, cominci a capire come funzionano le macchine. Questa elettrica è un altro mondo elettrico. Molti campioni giapponesi di drift si allenano con queste. Beh, ma in Giappone stanno fuori di testa per sta roba, raga. Cioè, io sono andato in quel posto, Super Rajikon, e sta ad Osaka e sta anche a Tokyo, ma credo sia una catena. Quello ad Osaka c'ha anche la pista sopra. E veramente io stavo impazzendo là dentro. Aiuto, mi sento male. Aiuto, mi sento male. Battery plate, che è lui, clac, voilà, zac, zac, direi che ci siamo. Adesso qua mi parla di servo, il servo serve per far muovere le ruote, ma io al momento il servo non ce l'ho. A che punto siamo? Non lo so, so solo che ho montato gli shock tower anteriori, posteriori, i braccetti, quindi qua ci andranno gli ammortizzatori. Ed è molto divertente, perché anche là devi metterci il liquidino. Va bene. Uno, due. C'ho il tavolo che è veramente un casino infernale, ragazzi. Zan. Siamo. Abbiamo. Ho montato tutto l'anteriore. Straordinario. Poi basta, stasera finisco la parte dietro. Questi già sono pronti. Io nel frattempo, amici cari, ho mangiato. Mangiato in maniera approssimativa, però ho mangiato. Ma tanto non la finisco in un giorno sta cosa. Non si può finire in un giorno. Ok. Sono molto triste in realtà, perché ero convinto di poterla far girare. Solo mi sono dimenticato un sacco di roba. Mi sono dimenticato il servo perché l'avevo messo nel carrello di un altro negozio. Questa l'ho comprata su Drifted. Poi non ho il motore perché me lo avrebbe dato Andrea. E non ho le ruote. Ero convinto di aver preso quattro cerchi e invece ne ho presi solo due. Porco Giuda, ma ho capito perché sono così belli. Costa 98 euro. Però vabbè, ormai andrà così. Adesso mi serve questo. Ma perché costa tanto? Perché è una riproduzione esatta. Questi cerchi qua, cioè, sono i cerchi della Work e sono perfetti. Clac. Montato. Bene, ci siamo. Avevo montato questo al contrario, quindi se durante il video avete detto Franz, ma questo è al contrario, l'ho sistemato. È arrivato il momento delle sospensioni. 10. Molle. Stelo dell'ammortizzatore. Ci sono i ring qua. Dove stanno gli ring? Quattro pistoni. Ah, eccoli. Ammazza, sono minuscoli. È invisibile. Quanti sono? Oddio. No, raga, cioè, non avete idea di quanti sono minuscoli. Cioè, non si vede. Questi cerchietti che servono per far passare il liquido. Altro i ring. Minuscolo. Appoggiamo sullo stelo. Mamma mia, credo di averlo rotto. Shock body. Adjustment al contrario, filettato. Stelo. Poi o-ring di gomma, collare. Cup
coperchio. A questo punto io andrei a mettere uno dei due liquidini, uno è 300 e uno è 200, a seconda della viscosità. Dobbiamo togliere le bolle d'aria. Mettiamo il diaframma. Vedete come ritorna. Funziona tutto alla grande. Ammortizzatori vanno, a gira rigira, differenziale funziona. A questo punto manca poco, mancava questo. Pistola a caldo. Che belli termorestringenti. Un saldatore. C'è anche lo stagno. Intanto andiamo a dissaldare questo. Spinottino comprato su Amazon. Voilà. Separati i connettori. Adesso questo attacco va saldato sull'SC. Quindi abbiamo il negativo e il positivo dell'SC che va collegato tramite questo alla batteria. Ma prima mettiamoci un termorestringente. È il suo. E adesso possiamo andare a saldare. Ok, dovremmo esserci. Abbiamo della Yokomo due scarichi, ma ne userò solamente uno. Ala, specchietti, tergicristalli, intercooler, raffreddamento olio, vernice argento, vernice nera, un miliardo di adesivi Zengo Crew. Ma che, mi ha regalato pure le gomme? Ma grazie! Grazie mille, Andre. Avevo ordinato il servo, gli altri due cerchi che mi mancavano. Attenzione, il motore e dei LED. Direi che possiamo proseguire. Non tiro giù il telo, perché poi sto al buio. Proseguiamo su questo tavolo. Come prima cosa andrei a mettere i cerchi. Prima di gommare vanno messe queste spugnette, che costano pure un botto, costa 3 euro, vabbè. Non 3 euro l'uno, ma 3 euro un set da 4. Al centro. Là. Olè. Allora, il puntino va esterno. Ok. Olè. Ah, che soddisfazione vedere la macchina con 4 cerchi e 4 gomme. Oddio, ho sbagliato. Qua c'è il pignone del motore. Qua hai i buchi. Pignone. E adesso andiamo con queste. Uno, due. Manca il servo, giroscopio e poi saldiamo. Servo. Voilà. Ring coso? Ring. E la spring è questa. Ok, ce l'ho. Ok. È durissimo. Prima l'ho messo qua e poi ci va questa. L'ultima spira. JKS, perché ho la radio della Samba. Clack. A questo punto è arrivato il momento di tirare fuori questa. Olè, ricevente. Allora, guarda, lo attacchi alla ricevente, accendi il radiocomando, lui ovviamente si trova al centro. A quel punto gli infili il salvaservo. Non dimentichiamoci però di mettere questa sul servo, perché se no non gira niente. Ok. Perfetto. Bam. Ottimo. Ho fatto prima a smontare i supporti del servo, attaccarli al servo e poi attaccarli al telaio, se no mi impiccavo. Vediamo se girano le ruote. Ce l'ho fatta. Adesso ho montato il giroscopio. Quello che avevo collegato adesso era a caso, per vedere solo se funzionava. In realtà dobbiamo collegare l'ESC alla TH, che è throttle, perché questo è il regolatore per l'acceleratore. ST è il servo dello sterzo, ma deve passare attraverso questo. Quindi il servo va sul grande. Ok, qua c'è battery, che non ci serve, uscita AUX, che serve per il giroscopio. A questo punto sto giroscopio funzionerà? Oddio, perché c'è sta roba? Ah! Battarato! In realtà una volta che incollate bene il giroscopio sul servo, basta accenderla e si registra da solo. Ecco a cosa serve il giroscopio. A, B, C, cioè A, B e C. Quindi andiamo a saldare questo sulla C. Ok, qui. Signori, la prova del 9. Batteria chiusa, collegata, clac. Accensione. Registrazione. Sterzo. Gas. No. Perché? Eh sì,
ok, funziona. Sì! Quindi la parte meccanica elettronica è stata fatta, il video è finito. Venitemi a seguire su Instagram per altre magiche avventure. Noi ci vediamo col prossimo video in cui vi svelerò la scocca. Tutta la parte della verniciatura, tutti gli adesivi, gli accessori, sarà una figata. Ci vediamo su Instagram, il signor Franz, e ci vediamo prossimamente. Tante care cose. Mua!